una parte di Polifemo dedicata a Vivi il Medioevo, la due giorni dell'estate leporanese, di Restate a Leporano, che ci ha fatto rivivere quell'atmosfera, quei suoni, quelle passioni, quelle attività tipiche del Medioevo. E la cornice ideale ovviamente è il castello Muscettola, tutta una serie, dicevo, di tradizioni che si stanno rivivendo. È certamente un modo assai significativo di coniugare la cultura, la crescita anche dei più piccoli, con il momento ludico dell'intrattenimento. Il castello Muscettola ci fa vivere il fascino del Medioevo. Quando pensiamo al Medioevo pensiamo ai combattimenti. Vedete qui, a fianco a me, l'amico con tanto di spada. Che attività svolge in questa rievocazione? Beh, qui principalmente stiamo facendo più che altro un accampamento e tutta, diciamo, simulazioni a far vedere alla gente come effettivamente ai tempi del Medioevo come si svolgeva la vita quotidiana. Vi allenate anche con la spada? Soprattutto, vabbè, questa ad esempio è una spada di più che altro da corteo, da sfilate. Certo, certo. Invece abbiamo le spade... bella pesante. Vabbè. Certo, però abbiamo proprio le spade dove facciamo proprio i combattimenti sia simulati e non, che sono tutt'altro tipo di genere, sono fatte apertamente per i combattimenti dove vengono più sottoposte a usura e logoramenti e roba varia. Da quando le è venuta questa passione? Beh, noi come gruppo innanzitutto sono più di 20 anni che stiamo, 22-23 anni, parliamo dal 96-97, noi in particolare come gruppo dei Fiera Mosca di Barletta. Però è ovvio che abbiamo, oltre accampamento, facciamo anche corti storici, sbanderatori, trombonieri, archibugieri, di tutto e di più, cioè tutto quello che fa parte dell'epoca medievale, 1500-1400. Ci sono anche dei prodotti, delle realizzazioni, dei manufatti che rievocano sempre la stessa epoca, davvero delle piccole opere, vedete queste anfore, queste così statuine che appunto riproducono gli antichi mestieri, il famoso mortaio in bronzo e quant'altro. Allora signora, come stanno andando intanto le attività di vendita? Bene, bene, molto bene, molto bene. Ecco, ci vuole illustrare un po' i suoi prodotti? Allora, abbiamo dei bracciali in cuoio, delle maschere particolari che sono fatte in cuoio, lavorate e dipinte a mano. Ad esempio abbiamo, questa è la terracotta che è fatta. Infatti. Ecco, questi oggetti che sono molto particolari, fatti a mano. Che dire, poi c'è anche, tutto questo. Anche il nostro pellame che è particolare e rievoca il tutto della storia, le varie rievocazioni storiche. Ecco, qui si vede anche questo, cos'è, bronzo, metallo? È un metallo bronzato, sì. Qui abbiamo dei calici, no? Calici, sì, sì, dei piccoli calici, sì. Davvero bene, con questo si versava l'acqua, no? Anche, o serviva per oleare, per contenere liquidi. Liquidi, sì, sì, sì. Dei profumi, delle essenze. E poi ci sono i cofanetti. Sì, sì. Che sono, vedete, pitturati a mano, penso. Anche. Ci sono quelli fatti a mano, sì, sì, ce ne sono di diversi modelli, sì. Chi non potrà dimenticare, l'avrà sicuramente visto sui libri di storia e nei film, il tiro con l'arco, è un'attività tipica del Medioevo. Qui abbiamo una tiratrice, cosa insolita, eh? No, siamo... Un'arciere. Arciera, sì. Arciera. Arciera, sì. Ce ne sono anche altre compagnie d'arco, quindi questo è il tiro con l'arco di tipo storico.
Ecco, qui vediamo un suo collega che sta insegnando ai più piccoli come si tira. Sì, in effetti è possibile effettuare anche ogni volta qui anche il tiro con l'arco e le varie compagnie che affiancano la manifestazione dando servizio in questo. Allora, ora ci avviciniamo all'istruttore, ecco, a colui il quale sta forgiando la mano dei più piccoli. Beh, i più piccoli ragazzini come si dimostrano? Interessati? Sì, molto interessati, molto però più sul divertimento. Sai, però insegnare sempre fa sempre piacere che, sai, nel tempo, nel Cinquecento si usavano sempre... Ecco, e bisogna centrare, come vanno i risultati sul centro? Molto bene, non mi posso lamentare. Raffaele Mele, presidente dell'associazione culturale Il Castello. Beh, si respira l'aria del Medioevo. Certamente vi sarete preparati, per carità, la vostra associazione è maestra in questo, ma evidentemente c'è un addestramento, una preparazione specifica, nulla si improvvisa. Sì, certamente, è un lavoro che noi sviluppiamo dall'inizio di gennaio sino ad oggi, dove cerchiamo di essere precisi in tutti i particolari, anche se qualche volta sfugge sempre qualcosa, è normale, e quindi cerchiamo di entrare nel contesto medievale nel migliore dei modi possibili. Ecco, le attività, ecco, riassumiamole un po', noi siamo arrivati ora, che si stanno susseguendo e sviluppando nell'odierna giornata. Sì, oggi abbiamo, a parte il mercatino medievale, abbiamo l'accampamento medievale, fuori ci sono, sì, abbiamo già visto. Ieri c'è il tiro con l'arco, in questo momento stanno facendo lo spettacolo di falconeria, poi ci saranno simulazioni di combattimenti, ci sarà lo spettacolo dei fuochi, quindi c'è da per tutti, perché c'è anche, ci sono i giochi medievali per i bambini e poi quest'anno c'è la novità, abbiamo messo un planetario medievale per vedere la costellazione terrestre e entrare in un mondo, diciamo, diverso da quello che è quello, diciamo, attuale. Si entra nelle stelle, diciamo, nel mondo stellare. Piero Lecce, la spada nella roccia, proprio per accontentare i più piccoli, come dire, oramai è un aspetto tipico, un fatto tipico questa spada nella roccia. Sì, i bambini vanno accontentati e soprattutto vanno catturati da queste novità. Da questa... Vediamola proprio questa scena. C'è l'estrazione della mitica e magica spada. Della... Bella pesantuccia, Sì, così come deve essere. I bambini vengono qui e tutti provano ad estrarla per diventare cavalieri. Per fortuna non è molto filata. Assolutamente no, assolutamente. Filata, perché sennò ci sarebbero dei rischi. Bambini. Sarebbe rischioso per i bambini, no? Ovviamente questa è solo una spada scenica, però per i bambini è già tanto. La magia è quella che conta. Le arti pittoriche c'erano, ci sono e ci saranno. Stiamo vedendo qui il maestro che sta rappresentando un animale. Maestro? È un gargoyle. Sì, è un gargoyle. Quelli di Notre Dame. Esatto, esatto. E quindi in base al tema che stiamo, diciamo, svolgendo. Ossia acquerello o? Olio. Sì, colori a olio. Dipingo rigorosamente ad olio. Qui vediamo la tavolozza, i vari, così, le conchiglie adattate per... contenere. Queste cosa sono? Questi sono i pigmenti che venivano usati nel Medioevo come base di colore, quindi recuperati da pietre, fiori, terre varie, e, che oggi ovviamente, insomma, è molto diversa la produzione, e quindi poi sono state apposte in queste capesante per fare un po' di scena. Vedete, si lavora l'argilla, no? Ecco, state dando vita... Cercando di plasmare questa... po' di argilla che abbiamo, ma con giustamente come... Si dovrà essere cotta, no? Sì, cotta a 1000 gradi e proprio per questo motivo si chiama terra cotta. Certo, è un po' grezza, ma al Medioevo non c'era né il tornio... Questo mascherone è un prodotto? Sì, un prodotto. Finito? Finito, perché attualmente è così, poi cotto, cambia colore. Sarà un bel lavoro poi lavarsi le mani,
No, assolutamente. Le mani con l'argilla vengono le unghie, le mani molto bianche. Sono, si fanno le maschere di bellezza. C'è sempre da imparare. Sentivo parlare di sangue, di prelevare sangue, mi sono un po' inorridito, di cosa si tratta? È una canula che veniva utilizzata nel Medioevo, con questa canula veniva messa nel braccio del paziente e veniva fatto uscire tutto il sangue che c'era in circolo, perché secondo loro dopo questo circolo di sangue ci fosse un circolo di sangue pulito. Noi oggi sappiamo che non è così, però loro... Penso che molti passavano all'altro mondo con questa pratica. La maggior parte delle volte morivano. Questa, la canula, è per i ricchi, per i poveri invece c'erano le sanguisughe che non potevano permettersi di chiamare il cerusico. Venivano messe 50 sanguisughe negli organi più delicati del nostro corpo. Se il paziente non perdeva i sensi con queste 50, venivano tolte e messe altre. E qui vedete le maglie delle corazze, belle pesanti, soprattutto ora che fa caldo, anche metterle nelle simulazioni non è uno scherzo. Rigorosamente fatte a mano? Sì, certo, queste erano le corazze appunto costruite dall'usbergaio, l'artigiano addetto a costruire dal nome l'usbergo, erano le protezioni inferiori dei cavalieri che usavano durante i combattimenti per proteggersi dai colpi di lance o di spade. E nonostante fossero abbastanza pesanti e rigide, erano inefficienti in quanto non proteggevano i cavalieri dalle fratture e anche dalle contusioni, e rendevano i cavalieri abbastanza rigidi nel combattimento. Nunzia Minei dell'associazione La Ribecca, di cosa vi occupate? Sì, noi siamo un'associazione che si occupa di rievocazione storica medievale. Abbiamo realizzato sia la Domus Mercatorum che nella Corte del Castello. Ci occupiamo di dare un taglio antropologico a questa rievocazione, quindi quello che faceva l'uomo nel Medioevo. Questo è l'aspetto ludico, è una ludoteca medievale con tanti giochi a chilometro zero che insomma ispirano, propongono di abbandonare i tablet e la tecnologia che stronca la creatività per scendere in piazza e riscoprire questi giochi semplici e divertenti, insomma, che intrattengono e divertono un pochettino tutti. Riescono ad accogliere quasi 3-4 generazioni. E poi c'è anche il planetario astronomico dove facciamo archeoastronomia, quindi ci occupiamo anche di cosmologia medievale. Siamo specializzati nei laboratori didattici dove si ripropone una didattica della storia in maniera così sperimentale, un'archeologia proprio sperimentale. C'è un comitato scientifico che in maniera filologica proprio studia e poi riesce a mettere in campo tutte queste conoscenze per trasferirle, ma non in modo così sterile, ma in modo proprio costruttivo, in modo che i bambini e gli alunni insomma rimanga ancora più impresso. Gianni Maragno, presidente dell'associazione La Ribecca. Oggi vediamo un grande spiegamento di forze, ma evidentemente c'è tanta preparazione, tanto allenamento, tanto studio, ma proprio lo studio di quelle che erano le arti medievali. Certamente, non abbiamo lesinato in questo contesto, abbiamo risposto anche in modo eccellente, ci fa piacere stare in questa piazza, quella di Leporano, ormai che è una bella tradizione. Noi come La Ribecca surgiamo ormai da tempo a riferimento nella rievocazione storica e anche ricostruzione di quello che erano le nostre radici, di quelle che sono le nostre radici, che è anche la nostra identità. Il nostro, diciamo, leitmotiv è quello di trasmettere alle nuove generazioni appunto gli usi e costumi del nostro passato, affinché le nuove generazioni possano rivedersi e concepire al meglio il presente per inquadrare meglio il futuro. Cosa proponiamo in sintesi? Come diceva giustamente la vicepresidente dottoressa Minei,
attraverso una cultura visuale, facciamo in modo che il viandante o il turista del momento si cimenti in quelle che erano le manualità del tempo, quelle che hanno dato l'identità, l'orgoglio ai nostri antesignani. E noi con orgoglio lo riproponiamo a tutti coloro che vengono a trovarci e diciamo fa parte della nostra missione la formazione e informazione nelle scuole ormai da anni. È un'associazione che si è strutturata, quindi come dicevamo una ludoteca medievale proprio per abbattere quei solipsismi, quelle condivisioni delle solitudini. Qui vediamo che attraverso il ragazzino c'è la famiglia, c'è una comunità che si rivede nel ludus, poi ci sono questi antichi mestieri, poi c'è il planetario astronomico, il passaggio è stato molto, molto, molto diciamo semplice dall'archeologia all'astronomia, l'archeoastronomia, e quindi la Ribeca è qui con una grande offerta culturale e anche turistica. La dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, Vivi il Medioevo, un evento, una due giorni dell'estate leporanese, restate a Leporano, il primo giorno il corteo storico e oggi qui all'interno del Castello Muscettola la rievocazione delle antiche tradizioni, degli antichi mestieri, delle antiche pratiche sportive. Si cerca di coniugare cultura, intrattenimento, socializzazione. Sì, proprio stasera si evince l'aggregazione sociale perché ci sono tanti giovani, anziani, bambini che si stanno divertendo, voglio dire, con la falconeria. È proprio un connubio tra arte, cultura e tradizione, proprio alla ricerca delle tradizioni, perché ci sono anche dei giochi antichi che stanno dall'altra parte dell'atrio, stanno mettendo in pratica, ed è una due giorni veramente, un full immersion. Un motivo di richiamo per Taranto e non solo per la sua provincia, per varie realtà pugliesi, e la cosa bella è vedere tanti bambini, tanti piccoli attratti e partecipi. Sì, è un punto di riferimento della provincia ionica. Leporano è diventato già da anni questo punto di riferimento. E adesso, ad esempio, come oggi, ci sono un sacco di bambini che arrivano da tutta la provincia e non solo, ma anche turisti che arrivano qui a Leporano per trascorrere le loro vacanze e stanno godendo di questa bellissima manifestazione. Gli antichi mestieri e il banchetto che rievoca l'attività, il mestiere del candelaro, colui il quale appunto produceva, realizzava le candele. Sì, appunto le candele erano un elemento essenziale nel Medioevo per illuminare gli ambienti, venivano utilizzate addirittura nelle funzioni giudiziarie per scandire il tempo. Venivano dipinte anche di verde nel fondo, questa era una sorta di usanza proprio per sapere quando stava per finire la candela. Infatti ancora oggi si usa l'espressione di rimanere al verde, che deriva appunto dal Medioevo, proprio dalle candele, solo che oggi si utilizza per indicare un po' la mancanza di pecunia, mentre nel Medioevo si utilizzava per la luce. Inoltre nel Medioevo la forma più comune di candela era il duplero, ovvero due stoppini che venivano attorcigliati proprio fino a formare un torciglione. Questo perché c'era più esigenza di avere luce, quindi attorcigliandone due di stoppini si poteva dare una fiamma più grande. L'attività della falconeria è l'addestramento, una cosa non semplice, soprattutto con tanti bambini, no? Beh sì, diciamo che con tutta questa gente gli animali hanno un momento di confusione che poi viene ripreso subito comunque in una massima attenzione degli animali. Ma gli animali periodicamente quindi vengono allenati, per così dire? Sì, gli animali volano tutti i giorni, costantemente, preferibilmente la mattina nelle ore più fresche. E ritornano sempre? Beh guardi, lo speriamo questo. Dico, in genere... La casistica, la statistica dice che in genere... Allora guardi,
Non è semplice, c'è una certa difficoltà dietro. Dovrebbero tornare sempre, ormai con i nuovi mezzi non è più la falconeria di Federico II, quindi abbiamo utilizzato nuovi metodi per tracciare gli animali, come appunto può vedere qui un GPS, per esempio, che aiuta ovviamente l'eventuale ritrovo dell'animale in caso di fuga. Quindi diciamo che non è più la falconeria di 1000 anni fa, siamo un pochino più avvantaggiati, però se l'animale non ha una buona base d'addestramento non è facile riprenderlo, ecco. Ci siamo spostati al primo piano del castello Muscettola e qui riviviamo davvero il Medioevo, perché abbiamo le varie armature, le varie vesti e poi anche proprio le antiche tradizioni musicali. Sì, i saloni diciamo superiori, il primo piano del castello che restaurato le abbiamo diciamo dedicate diciamo per il discorso del Medioevo, perché noi presentiamo anche i progetti e presenteremo i progetti per le scuole, quindi la storia più affascinante del Medioevo sono state le crociate, quindi noi presentiamo diciamo ai ragazzi che ci vengono a trovare i vari ordini monastici che diciamo hanno partecipato alle crociate. Poi comunque tutte le stanze le abbiamo diciamo ammobiliate, si può dire, sempre con antichi anche strumenti di musicali medievali, e poi diciamo perché ripercorriamo la storia del Medioevo e siamo a disposizione chi vuole venire a visitare il castello di Leporano tutti i giorni tranne la domenica dalle 18:30 alle 20:30 sino al 30 settembre. Noi siamo disponibili ad accompagnare chi vuole venire a visitare questo veramente stupendo castello che non tutti conoscono, che grazie all'amministrazione del nostro sindaco avvocato D'Abramo ci ha dato la possibilità di far conoscere ai turisti. Dicevo, gli strumenti musicali medievali, questo cos'è, un flauto? Flauto, certo. Vedo anche vari strumenti, anche i corni, cornamuse. Cornamuse, sì, perché appartiene alla famiglia della cornamusa quello strumento, in realtà è un cromorno. Abbiamo un sacco di strumenti a corda, fondamentalmente erano i più diffusi, tra corda sfregata, corda pizzicata, corda percossa anche, e sono le varie vielle, i salteri, chitarra moresca, baglama sazza e anche uno strumento molto particolare dal nome tromba marina, ma che è a corde, anche se si chiama tromba, perché ne riproduce vagamente il suono, gli squilli. Presidente Mele, qui ci troviamo nella stanza da letto. Sì, questa è prima di tutto è la parte più antica del castello di Leporano, che è proprio dove è appoggiata la torre, che all'epoca medievale serviva da guarnigione. Poi quando sono venuti in Muscettola le hanno girate tutte a stanze da letto. In questa stanza particolare, nel 1761, morì a 28 anni la quinta principessa di Leporano, Anna Maria Ottoboni Boncompagni, dopo il parto a 28 anni. Poi e lasciò il suo, diciamo, il suo pargolo alla nutrice Giovanna Castellano, donandoli 10 ducati, messo con atto notarile, depositato e verificato. Quindi abbiamo raccolto questa storia particolare e commovente che lasciò il paese di Leporano nel lutto, perché era una principessa amata. Bene, come vedete noi non siamo ancora andati in vacanza, perché chiaramente un po' l'attività politico-amministrativa al Comune di Taranto e poi gli eventi della provincia ionica e soprattutto di Leporano meritano la massima attenzione, e noi vogliamo appunto attraverso i nostri contributi televisivi farvi vivere questi momenti. Polifemo termina qui, l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale.
canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, e canale 879 Sky, viva l'Italia Channel. Che dire, è tutto, alla prossima, Polifemo, l'informazione libera della città.